Buonasera a tutti. Oggi tocca a noi la voce del popolo comiziare in questa famosa piazza, Piazza Garibaldi. Scusate, ma non siamo dei politici professionisti e quindi l'emozione ce n'è tantissima. Cercheremo di fare meno gaffe possibili. Innanzitutto mi presento. Sono Salvatore Coco, assessore designato del candidato sindaco Salvatore Totino, nella lista La Voce del Popolo. Mi conoscete benissimo, sono uno di voi che tutte le mattine si alza presto, come fate la stragrande maggioranza di voi, per andare a lavorare. Io nel mio caso ho due bambini piccoli che li devo accompagnare all'asilo. C'è chi ha i figli più grandi e sono più indipendenti e non hanno bisogno di accompagnare i propri figli. Ma alla fine facciamo tutti la stessa cosa, la stessa vita quotidiana. E in questo frangente, in questo, diciamo, routine quotidiana, giornaliera, ci stiamo accorgendo ormai da un po' di tempo che non c'è quell'atmosfera, diciamo, brillante di qualche decennio fa, e quindi andiamo avanti per inerzia, perché ci dobbiamo andare, non ci possiamo fermare ognuno di noi. E quindi siamo quasi, vedo un'atmosfera quasi di rassegnazione, quasi di arresa, ma non ci possiamo arrendere. Grazie a questa non arresa da parte della voce del popolo, del nostro gruppo, abbiamo deciso di scendere in campo, perché a differenza di tanti siamo un gruppo normalissimo, come voi, ripeto, e abbiamo estrapolato un programma vostro, perché è nato dalla gente, non l'abbiamo fatto noi. Ed è un programma fattibilissimo, con punti che sono normali, non è fantascienza, sono punti che sono nati dalla popolazione. E per questo motivo, l'11 giugno, quando andremo tutti a votare, dobbiamo votare Salvatore Totino, candidato sindaco, e la lista della voce del popolo, perché grazie a quel voto voterete il vostro programma, perché è quello che avete voluto voi. Scusate, perché Salvatore Totino? Già si è presentato, lo conoscete bene, i motivi possono essere svariati, ma uno sicuramente io lo sottolineo, che è quello di essere una persona che è alla portata di tutti, lo potete incontrare tutti i giorni, e nell'eventualità che sarà lui ad amministrare la nostra Palagonia, lo troverete sempre disponibile, così anche come saremo disponibili gli eventuali assessori designati, il sottoscritto, l'ingegnere Francesco Malgioglio, Sipala Melita, persone come voi, persone di Palagonia. Questo deve permettere di fare sicuramente una scelta libera, senza nessuna promessa, perché noi non promettiamo niente, ma faremo ciò che abbiamo scritto nel programma, il vostro programma. Ho sentito tanto su questo palco fino ad oggi, e le priorità, bisogna dare priorità, sicuramente un'amministrazione deve dare le priorità, ma gli assessorati che andremo a rappresentare non faranno una strada indipendente l'uno dall'altro, ma saranno quattro assessorati che vivranno in continua simbiosi tra di loro, definendo sicuramente le priorità. E le altre cose non saranno secondarie o in terzo ordine, ma sicuramente saranno importanti come le priorità che qualcuno decanta, che bisogna farle immediatamente. Quindi, ora mi fermo perché è giusto dare spazio anche agli altri, e passo la parola all'ingegnere Francesco Malgioglio,
un altro assessore è designato. Solo una cosa e concludo, caro Salvo. L'impegno che eventualmente andremo noi a intraprendere è un impegno gravoso e pieno di responsabilità. Sicuramente un peso enorme sulle nostre spalle. Ma ti dico semplicemente una cosa, che grazie a una regola semplicissima, la regola delle 3F, sì, la regola delle 3F, che semplicemente significa fare, poi fare e solamente fare, solo in questo modo si possono fare le cose, perché quando c'è la volontà si può fare la qualsiasi cosa. Grazie. Passo ora la parola a Francesco Malgioglio. Anche noi rispettiamo le campane, giustamente. Buonasera a tutti, sono l'ingegnere Francesco Malgioglio, designato assessore ai servizi tecnici e candidato al Consiglio Comunale con la lista civica La Voce del Popolo. Premetto che io non ho fatto mai politica e sono completamente fuori da ogni mondo che è collegato con la politica. Io principalmente ho accettato questa proposta del nostro candidato Salvatore Tutino per mettere le mie competenze e la mia professionalità a servizio della cittadinanza. Principalmente se uno può migliorare determinate condizioni, perché non mettersi in gioco? E io, diciamo, ci ho messo la faccia principalmente a sostegno del nostro amico Salvo Tutino, in cui credo nel suo programma, perché è un programma principalmente che è nato dal confronto diretto con il popolo, un programma che è tenuto conto delle esigenze, delle necessità di tutte le persone che ha avuto a che fare di incontrare in questi mesi, diciamo, di campagna elettorale. Le cose da fare sono tante. Come preannunciato nel video che abbiamo pubblicato qualche giorno fa su internet, le priorità sono principalmente un riordino dell'ufficio tecnico, perché noi dobbiamo mettere nelle condizioni i nostri dipendenti di poter lavorare nel miglior modo possibile, creando una sinergia principalmente con i capi dipartimento e con tutti gli impiegati, perché come Salvatore Tutino ha dato a me, diciamo, la fiducia a ricoprire questo incarico, se sarà ad amministrare il nostro comune, io devo essere anche nelle condizioni di poter operare con tutti i dipendenti e i capi dipartimento nella massima disponibilità e fiducia. Fatta questa premessa, ci sono molte cose da fare. Una cosa che mi sta, diciamo, a cuore e che nessuno ha mai voluto metterne in conto è l'acquisizione a patrimonio comunale di molti immobili di cittadini privati. Questa qua, diciamo, è io la chiamo una patata bollente, perché nessuno vuole considerarla, principalmente perché l'abuso di un consiste essenzialmente nell'aver realizzato possibilmente una sovraelevazione e quindi di conseguenza il comune ha acquisito d'ufficio tutto l'immobile. Una cosa secondo me illegittima, me lo dicono anche le sentenze, perché la legge parla chiara: tu puoi acquisire d'ufficio una determinata situazione certa. Se tu hai fatto una sopraelevazione, tu devi mettere nelle condizioni di prendere soltanto la sopraelevazione al patrimonio comunale e non tutto l'immobile. Io da libero professionista mi trovo tutti i giorni ad affrontare situazioni del genere, perché ci sono tante persone che mi dicono: ma io la mia casa ho fatto un abuso di necessità, perché il comune se la prende? Se la prende perché il comune è vero che deve applicare le leggi, perché è una legge nazionale che dice che dopo che viene fatto l'ordinanza di demolizione ci sono 90 giorni di tempo per mettere, diciamo, tutta la situazione o a demolirla o a ripristinare o a sanarla. O, meglio ancora, se non si fa niente, come è stato fatto, acquisirla al patrimonio comunale d'ufficio. Ma la legge lo dice chiara: bisogna identificare con foglio e particella quello che bisogna acquisire d'ufficio, non bisogna acquisire tutto l'immobile. Questa, diciamo, è una delle priorità che noi avremo a cuore. Se l'amministrazione Tutino sarà a servizio della nostra cittadinanza, noi faremo in modo di creare un regolamento che consenta ai legittimi proprietari di riprendersi la propria casa, perché la casa è un bene primario, un bene essenziale. E ce ne sono tanti casi del genere. Infatti ho portato appositamente diverse sentenze dove danno l'illegittimità a tanti comuni che hanno acquisito il patrimonio privato mettendolo nella disponibilità del comune, ma fregandosene delle effettive condizioni e reali in cui esso era. La problematica è questa. Cose da fare ce ne sono tante e se voi ci darete fiducia tutto ciò si può realizzare.
Quindi vi chiedo, l'11 giugno andate a votare e votate il candidato sindaco, il consigliere di cui avete fiducia. Perché tutti quanti hanno parlato, ma i problemi effettivi che ci sono nessuno li sta affrontando. Noi con la voce del popolo stiamo facendo questi sondaggi ogni giorno andando nei punti segnalati da voi stessi, perché siete voi che ci dite andate al Viale Sondrio che sta cadendo a pezzi la strada, andate alla Matrice che c'è Piano Politini abbandonato a se stesso. Quindi voi se volete che queste cose vengano messe come se fossero cose all'ordine del giorno, perché un'amministrazione deve mettersi in conto anche che deve agire nell'interesse di tutti. Quindi se noi mettiamo tutta questa serie di cose che abbiamo in programma e li realizziamo, Palagonia avrà un'altra visione rispetto agli altri enti, agli altri comuni limitrofi, perché le persone devono venire a Palagonia, non se ne devono andare e scappare altrove. Questa è la nostra idea, nata proprio dalle vostre esigenze. Quindi vi chiediamo, dateci fiducia e tutto quello che noi abbiamo proposto verrà realizzato. Grazie a tutti. Bravo Francesco, bravo. Passo la parola a Melita. Salve a tutti, sono Sipala Melita e sono l'assessore designato alle politiche sociali e sanità, ma anche candidata al Consiglio Comunale. Ho scelto di fare politica perché sono stanca di vedere come la politica è così scostante con le famiglie e con i bambini. Ho scelto di salire in politica e fare politica perché come voi sono una cittadina di Palagonia e sono stanca di assistere a tutti questi teatrini politici di promesse mai mantenute, di promesse che fanno e non mantengono. Io per l'assessorato che mi sono fatta carico, perché mi farò carico sulle mie spalle, voglio aiutare tutte quelle persone e tutte quelle famiglie che hanno delle necessità vere e proprie, perché purtroppo la politica queste persone li dissocia, li annulla nel mondo sociale. Proprio di questo volevo parlarvi. Io ho in mente di fare un progetto sensato sulle basi delle famiglie. Dentro il mio assessorato vorrei fare un'equipe di giovani specializzati, quali sono gli assistenti sociali che servono per tutte quelle famiglie che hanno bisogno e non hanno l'aiuto di nessuno. Vorrei mettere a disposizione del popolo gli avvocati, perché per tutti coloro che hanno bisogno dei propri diritti e dei propri doveri, ma stanno messi in disparte perché non hanno la possibilità economica. Voglio mettere dei pedagogisti, dei fisiatri nelle scuole, perché al giorno d'oggi i pedagogisti devono stare nelle scuole perché ci sono tantissime problematiche. Poi voglio parlarvi dei diversamente abili. Alcuni su questo palco hanno citato che a 2 mesi dalla politica scendono in campo il parlare dei disabili. Noi come gruppo della Voce del Popolo non speculeremo mai sui diversamente abili, ma bensì io ce l'ho direttamente a cuore, perché nel 2003 ho lavorato presso un progetto su una struttura di bambini autistici ed ho visto il degrado che la politica e la società ha con questi bambini. Tutto questo non deve succedere, perché sono bambini come tutti gli altri e devono stare nelle società come tutti gli altri, ma la politica non li aiuta, le persone non li aiutano. Ecco, la mia intenzione è di aiutare propriamente tutte queste famiglie che hanno difficoltà ogni giorno, anche economica, a portare avanti questo problema ed a relazionarsi con le altre persone. Il mio interesse è propriamente questo, non miro in alto, non mi interessa dello stipendio o di andare a ricoprire una sedia, non ne ho bisogno, ma ho bisogno di fare valere tutti i diritti di tutta la cittadinanza di Palagonia. Questo è quello che voglio fare, perché i palagonesi per troppo tempo sono stati messi accantonati da questa politica di clientelismo, di questa politica di favoritismi e di questa politica di raccomandazioni. Quando c'è un bando, una domanda da fare, deve essere pubblica a tutti, soprattutto quando ci sono domande per disabili. Tutti devono, alle sue orecchie devono arrivare. Poco tempo fa, infatti, parlando con una signora mi diceva questo: Melita, sono uscite tantissime domande, ma purtroppo noi, come altri, non seguiamo i social. Alle nostre orecchie neanche sono arrivate queste domande. Questo deve fare un assistente sociale, quello che manca a Palagonia.
Intanto costituire un personale di più assistenti sociali, perché a Palagonia abbiamo un unico assistente sociale e per una popolazione è troppo poco. Poi intervenire direttamente col popolo, con le persone, con la cittadinanza per i propri bisogni e i propri fabbisogni. Per questo ho deciso di fare politica, per cambiare questo paese, ma soprattutto per far riemergere le persone di questo paese che per troppo tempo sono state messe da parte. Con questo concludo dicendovi, l'11 giugno, cari cittadini, avete un'arma potentissima quando vi recate al seggio elettorale, che è la matita. Dovete essere voi i primi a cambiare Palagonia in modo radicale. Votate chi vi dà più fiducia, votate i progetti che sono concreti e non solo le chiacchiere o le parole. Con questo concludo e passo la voce a Salvo Tutino. Bravo! Grazie Melita, ripeto, una voce di cartellina che arriva alle orecchie di tanti gufi e cofi. Brava Melita, ce ne vorrebbero tante di Melita a Palagonia. Uno mi disse è cazzuta, scusate l'espressione. Quindi io mi ripresento, sono Salvatore Tutino, ora parliamo di programma. Io non parlo delle cose che ho fatto quando ero assessore, perché sono stato assessore nel 1998 con il grande Salvino e non me ne vergogno, non mi è arrivata mai una denuncia dalla Corte dei Conti, non sono stato mai al tribunale di Caltagirone e ho lavorato divinamente bene con quel sindaco Sergio Fagone. Poi ho fatto il consigliere comunale all'opposizione del sindaco svizzero Fausto Fagone, una persona abbastanza tosta nel fare politica, ma ci siamo andati dietro. Detto questo, io ora vi parlo di programma, di cosa io voglio fare domani. Venite a parlare di famiglia, noi parliamo di vita, parliamo di albero della vita. Ogni famiglia dove nasce un bambino o una bambina, o dove c'è un bambino dato in adozione, c'è una legge dello Stato italiano e noi apparteniamo allo Stato italiano, che è la legge Cossiga-Andreotti, che si chiama Albero della Vita, che obbliga i comuni superiori ai 15.000 abitanti di donare un albero a questi bambini. Ecco, noi con una semplice domanda alla forestale possiamo installare sul luogo dove i cittadini vogliono, perché noi interpelliamo i cittadini, installare nell'arco di un anno, perché ci sono nascite 200-250, quindi noi ogni anno installeremo 250 alberi. Quindi diamo vita a che cosa? Al verde. Andiamo a bonificare ambiente. Il primo ambiente che noi vogliamo andare a bonificare è l'ambiente della via Circonvolazione, che già, lo ripeto sempre, nel 1994 un piccolo assessore, ma è grande di cuore, il dottor Di Grazia, cominciò a fare. Ecco, noi vogliamo riprendere questa buona abitudine. E il posto dove andremo a installare gli alberi lo disegneranno i bambini delle scuole, i bambini delle scuole elementari, delle scuole medie, perché vogliamo far scommettere fin da piccoli i bambini. Quindi quell'area sarà disegnata, valorizzata, non ridisegnata, valorizzata dai bambini che vanno a scuola, perché i bambini, quando debbono valorizzare un posto, sono più capaci di qualsiasi architetto, di qualsiasi ingegnere, perché parlano col cuore, hanno la purezza del cuore, cari concittadini. Non pretendiamo di andare a chiedere finanziamento, no, lo facciamo con il cuore, con il cuore del disegno del bambino, con il cuore del ragazzo padre che vuole impegnarsi
a un ambiente migliore. Ecco, questo noi facciamo, non che abbiamo fatto, facciamo. Dopo l'albero della vita parliamo di acqua, perché l'albero deve crescere se c'è acqua. E abbiamo pensato, grazie a Francesco, al nostro ingegnere, di rallentare il corso dell'acqua del fiume Cadalfaro, o Mulino del Vento, oppure, amico mio, da Gerasa, perché si chiama Magaracussia Paunia, o fiume da Gerasa. Rallentare l'acqua che cosa significa? Bonificare, perché se ci andate c'è uno schifo, c'è di più e di tutto. Rallentare l'acqua significa far riprendere, valorizzare le sorgenti acquifere. E se l'acqua va nelle sorgenti acquifere che si sono perse nel tempo, cosa succede, amici agricoltori? Salinghiuni puzza. E se Salinghiuni puzza, guarda l'acqua, anziché pagarla a 20 a 30 euro quando irrigate i giardini, che sembrano, pare che comprate champagne, quando vi può costare? Non vi costa di meno? Facciamo qualcosa di male? Oppure facciamo qualcosa di aiutare gli agricoltori, i piccoli agricoltori? Me lo dite, facciamo male o facciamo bene? Un applauso sciolissimo, caricare ogni tanto, eh? Non è che più parlo, ma l'applauso facete mille. Magari per rompere l'atmosfera. Cosa facciamo di male? Noi facciamo, non dico cosa ho fatto nel passato. Guerra, io volevo che tu dicevi mi sono dimesso per questo. Ed era meglio che lo dicevi, perché era giusto, sei stato assessore per un anno. E volevo sapere perché ti sei dimesso. Un'altra cosa che c'è nel nostro programma è il conto corrente solidale. Che cos'è il conto corrente solidale? Non so fa Salvatore Tutino, lo fanno nelle migliori città. È un conto corrente che l'amministrazione va ad aprire presso un istituto di credito, qualsiasi istituto di credito, che va a mettere in questo conto corrente il 20% dell'indennità del sindaco, della giunta, del presidente del consiglio. Saranno 2-3 mila euro al mese che andremo a mettere da parte. Ma per che cosa servono? Per farci il voto di scambio? No! Chi lo usa questi soldi? Lo userà l'assessore? No! Lo userà l'ufficio, perché gli impiegati dell'ufficio, e lo useranno per qualsiasi H24, per la persona che non può pagare la luce, per la persona che ha bisogno di una visita medica e non c'ha i soldi. Cosa facciamo di importante? Niente facciamo di importante, facciamo quello che noi sentiamo, perché parliamo col cuore. Io parlo con la capanza ogni tanto, eh? Però parliamo col cuore, questo vogliamo fare, no quello che ho fatto nel passato. Quello che ho fatto nel passato è il passato, non conta più. Dobbiamo proiettarci verso il futuro, verso la nuova generazione. Un altro punto del nostro programma che facciamo è il baratto amministrativo. Tutti dicono, anche il sindaco ha letto, dice non si può fare, non si può fare pettia. Io ho già pronto il regolamento del baratto amministrativo, è quasi alla fine, e se il nostro poeta, che è un disgraziato come mia, avrà l'onore di andarlo a presentare al comune, ne sono contento, perché il baratto amministrativo è qualcosa che serve alle persone che non hanno niente, alle persone che se chiedono noi non diamo niente. Quindi il baratto amministrativo, la giunta Tutino, Salvo Tutino, dopo che presenterà questo regolamento comunale, andrà in consiglio, e il consiglio è il passaggio che si fa, il consiglio lo può approvare, modificare, farlo come vuole, però lo fa, lo deve fare. Poi si passerà alla commissione finanza. Poi si passerà, un altro passaggio c'è il bilancio preventivo, chiederemo agli uffici di inserire somme per il baratto amministrativo. Quindi, cari amici, quando una cosa si fa o si vuole fare, si deve fare. L'importante, quando si fa una cosa, non la resta mammallata di mano.
Quella no. Se dobbiamo lavorare per i palagonesi, lavoriamo per i palagonesi. Quindi l'amministratore Tutino, l'amministrazione Tutino, il consiglio comunale, e spero che sia un consiglio comunale avverso a Salvatore Tutino, lo faremo. E che avrà diritto del baratto amministrativo se lo goda. Un'altra cosa che vogliamo fare, che voglio fare, perché no voglio fare, mi avete detto di fare, è la revoca della delibera o determina del recupero dei crediti che il comune ha, dei crediti che il comune ha nei confronti dei cittadini. Voi sapete, perché me l'avete detto voi, che questa società vi mette le canasce sulla macchina anche per 20 euro, vi fa il fermo amministrativo. Tutti i partiti dicono l'Equitalia, serve, distrugge, si uccidono. Ecco, noi cosa vogliamo fare come amministratore, amministrazione Tutino? Non è che non vogliamo pagare tributi e tasse ai nostri concittadini, anzi, vogliamo tanto revocare questa delibera. Revocare significa annullare. Caro Gueli Alessandro, tu hai detto me la vado a vedere e me la vado a studiare. Il sindaco Maletta ha detto io l'ho trovata e non ci posso fare niente. No, tu eri il sindaco, perché io so che tante persone sono venute da te a lamentarsi, tu avevi l'obbligo di revocare quella delibera. Ma come intende Tutino a recuperare i crediti delle persone? Tutino vuole recuperare i crediti delle persone affidando lavoro ai ragazzi di Palagonia, agli avvocati di Palagonia, perché se do qualcosa di andare a recuperare di 20 euro all'avvocato, l'avvocato chiama Salvatore Tutino, si dice Salvatore, questi 20 euro penso che li andrà a recuperare e li avrà. Quindi noi revocando quella delibera andremo a dare recupero credito ai giovani avvocati di Palagonia. Creeremo sviluppo, lavoro. Questo voglio fare. Faccio una cosa sbagliata o faccio una cosa che può interessare anche ai cittadini, principalmente ai cittadini. Faccio qualcosa per me? O no? Questo io non l'ho fatto, lo faccio, questo è il mio programma, questo è il vostro programma, perché me l'avete detto voi. Io sono il mezzo, ho il coglione del mezzo, perché voglio risolvere i vostri e i nostri problemi. Poi voglio fare un'altra cosa che noi vogliamo fare, visto che a Palagonia, dicevo poco fa, educazione civica. Io quando andavo a scuola o con Mendo c'era un professore, quando sbagliava mi dava a bacchetta, non deve fare questo. Quindi da noi manca educazione civica nel rispetto delle cose pubbliche. Vediamo i sedili che sono rotti, ripeto, le persone che vanno a fare pipì là e là, il sindaco ci fa le strisce sopraelevate di passaggio, però una bella piazza come questa non fa un arredo urbano. Accanto alla chiesa c'è una sbarra, qua c'è un'altra sbarra, siamo nelle contrade di Campanito, perché in un paese civile, in un paese italiano, in un paese come Palagonia, che è bello, sta a noi farlo diventare bello. Non ci debbono essere queste cose. Là c'è il terreno, le basi che saltano, il prete ci mette anche il ferro, cioè va a chiudere anche il nostro Signore. Ecco, educazione civica. E noi vogliamo ripartire con l'educazione civica, con i bambini, ricreando il corpo dei mini vigili, ricreando il sindaco dei bambini, perché fin da bambini dobbiamo insegnare cultura del rispetto. Facciamo qualcosa di male oppure dobbiamo parlare del nostro passato? Ma il nostro passato a chi ci interessa? Noi dobbiamo parlare di problemi di Palagonia, dei veri problemi di Palagonia.
Un altro argomento che c'è sempre del nostro programma è la creazione di un museo civico. Anche questa è cultura. C'è la cultura del sapere, c'è la cultura della bellezza estetica, dei quadri. Quindi noi dobbiamo creare un museo dove andare a riscoprire tutte quelle che sono le nostre bene, se ne abbiamo, li andiamo a ricercare, un museo contadino. Ma principalmente per creare storia, vogliamo creare una stanza delle personalità. E a Palagonia personalità ce ne sono state, dai tempi della divisione delle terre, i due vescovi Blandini, il vulcanologo Ponte, poi quelli, diciamo, di oggi, e ne ricordo quattro. Ricordo Uzzuturillo Botto, Baccareggio, che era un vice sindaco di Palagonia, persona che amava Palagonia, che si metteva a disposizione dei palagonesi, una persona elegante, si è arricchito? No, lavorava per Palagonia. Poi voglio ricordare un altro personaggio di Palagonia, Uzzu Cammarina Astuti, a vivo funno lasciata a Vampa, un altro persona che dedicava il suo tempo ai bisogni dei suoi concittadini. Voglio parlare del dottor Francesco Panebianco, un dottore catanese dei paolonese, che metteva cuore e tasca per i palagonesi. Faccio male a parlare della storia della nostra Palagonia? Faccio male a parlare di Raffaele Fallica, persone che hanno dato lustro a Palagonia, di Monsignor Pedicchio, del soldato Vacirca, del soldato Ickes, della nostra storia? Faccio male o faccio bene? Ditelo se faccio male o faccio bene. Un altro applauso, come potete fare magari. Bravo! Bravo! E un'altra cosa, ora arriviamo al Valerio Malletta. Valerio è un ragazzo di Palagonia, io come stimo a Salerno, come stimo ad Alessandro, come stimo a Gaetano, come stimo io stesso e gli altri. Valerio, in questo palco, quando ha fatto il comizio, c'era tanta gente, ha parlato delle cose che ha fatto. E io ti dico: bravo Valerio, tu hai fatto tanto, perché un sindaco deve fare tanto, perché deve lavorare per la sua Palagonia, e tu sei stato eletto con 6.300 voti per risolvere in quel momento storico le sorti di Palagonia, e io ti dico bravo. Però secondo me hai adoppato nella frase poco elegante, rivolto ai 5 candidati sindaci, ha detto: ma guarda, un nervo quando ha trovato assessore. E io ti dico, caro Valerio, io quando ho fatto l'assessore l'ho fatto con orgoglio, ed ero assessore ai servizi sociali e combattiva con tante cristiane all'epoca c'era tanta accattonaggio, e gli accattoni li mandavo fuori dall'ufficio che io andavo a dirigere, e accoglievo con le braccia aperte tutte le persone che avevano bisogno. E ti ricordo che il regolamento dell'assistenza economica porta la firma di Salvatore Tutino. Di Salvatore Tutino. Oggi se c'è questo regolamento dell'assistenza economica lavorativa, porta all'inizio di Salvatore Tutino, poi fu completato dall'assessore Facone, che nelle vene scorre anche Tutino. E poi ho fatto il consigliere di opposizione, io lo chiamo affettuosamente il sindaco svizzero, a Fausto Facone. E penso di aver fatto una opposizione abbastanza dura. Tu parlavi che tramite la Corte dei Conti la Corte dei Conti ha licenziato, esempio, il giornalista. E ti rammento, caro Valerio, che sul giornalista
insieme ad altri ragazzi, giovane o meno giovane, consigliere comunale, abbiamo fatto ricorso. E io prima che di fare il ricorso, che l'abbiamo perso al GGA, prima di fare il ricorso, con manifesto ho detto, il vincitore del concorso è l'addetto stampa pro tempore. Quindi non avevo paura a dire le cose. Tanto per farti capire un'altra cosa, quando, e c'erano anche i commissari liquidatori al tempo. E in quel periodo, alla fine, non mi ricordo, 2006-2007, vedevo che i commissari liquidatori del tempo non mi erano a genio. E fece una domanda al Ministero degli Interni di sapere il comportamento o meno di questi revisori dei conti. Oggi so che questi revisori dei conti all'epoca hanno un contenzioso col comune di Occa 500-600 mila euro. Quindi io qualcosa l'ho fatta per Palagonia, però mi sento offeso catufatto. E siccome io sono un testaio, mio padre mi ha insegnato, e anche mia mamma Cecilia Condorella, l'onestà, il rispetto della persona. Io ho un bambino che devo trasmettere questi valori che me l'hanno insegnato, cioè anche altri due figli che devo trasmettere questi valori che la mia famiglia mi ha insegnato. C'ho una moglie a cui la devo guardare ogni giorno, ogni mattina, e dire ho fatto il mio dovere. Quindi, caro Valerio, e invito anche gli altri candidati, visto che ci invitano ai talk show televisivi, a fare capa bene, e tu mi devi dire dove io ho potuto sbagliare, e io ti posso dire dove tu hai potuto sbagliare, nella dialettica di persona per bene, perché tu sei una persona per bene, io sono una persona per bene, anche gli altri candidati sono una persona per bene. Quindi il confronto televisivo, anziché farlo a Caltagirone, andiamo a far dire avanti al popolo, o popolo andiamo a far dire, non ai giornalisti, e possiamo esprimere una nostra idea di città, che la mia può essere diversa dalla tua, la tua può essere diversa di Gaetano o di Alessandro. Però ricordiamoci che dopo il 12 giugno ci sarà un sindaco, e il sindaco che verrà eletto è il sindaco di tutti. E quindi, se qualche candidato sindaco perdente ha un buon programma da poter realizzare, possiamo fare sintesi. Perché se facciamo sintesi tutti possiamo migliorare la nostra Palagonia. Con questo io voglio concludere e ringraziare le tante persone che hanno avuto la bontà, la cortesia di venirmi a ascoltare. Ringrazio pure Palagonia TV, che mi dà la possibilità giorno per giorno di mostrare le difficoltà che c'ha Palagonia. Io, anche se non faccio il sindaco, faccio un altro lavoro. Però mi impegno fino a sempre per dimostrare quello che non va e anche quello che va. Ultima cosa, lo dicevo poco fa, ci sono i biscotti della Saciccina, sono i biscotti tipici della nostra Palagonia, ce li regala per farvi gustare. Quindi, dopo i miei saluti, se volete gustateli. Grazie Palagonia, e dico sempre viva Santa Fabbronia. Grazie.